Mezza misura fatta così da Conte, dove abbiamo avuto il 30% in meno degli oneri contributivi, e una misura a vantaggio di chi assume, perché guardate che qua non è che possiamo campare di reddito di assistenza e reddito di cittadinanza all'infinito. Va bene in un momento di emergenza, ma non è quello. Bisogna puntare sulle politiche attive del lavoro e su quelle politiche che siano attrattive per il capitale umano. Voglio però rispondere alla sua domanda, siamo in pochi, alla tua domanda, perché io ti conosco e ti stimo da sempre, quindi mi permetto di darti del tuo Enzo, anche in pubblico. Il Mediterraneo noi è uno stato mentale, è uno stato dell'anima, il Mediterraneo, più che un luogo geografico, che un luogo fisico. Noi dobbiamo comprendere che siamo il centro della cultura da sempre. Quando i vostri nonni andavano a teatro in Illiria, in Albania, 2000 anni fa, quando i miei nonni andavano a teatro, in altre parti di Europa e del mondo ballavano intorno ai fuochi e si dipingevano la faccia di blu. Cioè, noi siamo il Mediterraneo che ha di fronte il canale di Suez. Noi, il nostro Mediterraneo, cioè il nostro porto di Taranto, c'è il canale di Suez, e abbiamo un vantaggio competitivo enorme rispetto ai porti del nord Europa. Mi riferisco ad Amburgo e Rotterdam, dove la merce arriva dal Far East, deve passare attraverso lo stretto di Gibilterra, o circumnaviga l'Africa, o passa attraverso lo stretto di Gibilterra, viene scaricata nel porto di Rotterdam, e dal porto di Rotterdam arriva qui da noi. Siamo invece avvantaggiati, abbiamo 3-4 giorni di vantaggio logistico, se li riusciamo a cogliere grazie a imprenditori seri, grazie a delle politiche statali che devono essere serie, e noi possiamo essere non la periferia dell'Europa, ma noi siamo il centro, dobbiamo essere il centro del mondo, possiamo esserlo, se abbiamo una cultura che deve essere una cultura, lo dicevo prima a Cosimo Leuzzi, che ringrazio per la sua disponibilità oggi ci ha portato lui in giro in barca, sono stato in barca, non so se si vede, forse sì. Grazie a questa nostra cultura, che è la cultura dell'ospitalità, guardate che abbiamo noi, che hanno in Albania, gli amici albanesi hanno una cultura dell'ospite, dell'ospitalità, che è una cultura bellissima, che è una cultura piacevole. Oggi a Porto Selvaggio c'è stato uno sbarco, io lo tiro fuori dalla nostra Confindustria, ma quante badanti sono da noi e che vengono e che lavorano in nero, gli imprenditori che danno dal lavoro in nero a tutti questi ragazzi che lavorano in tantissime realtà, lì la coppa è duplice, coppa delle persone che cercano di fare qualsiasi lavoro e lavorano in nero, e coppa degli imprenditori che li danno a lavorare. Quindi sono delle situazioni tali per cui o facciamo un salto culturale tutti quanti insieme e utilizziamo la forza lavoro, tra l'altro abbiamo una crisi demografica incredibile,
Noi invece abbiamo necessità di forza lavoro che venga a lavorare rispettando le regole. Prima parlavi delle regole. Guardate, una delle cose che noi richiediamo in maniera fortissima e che chiederò in maniera ufficiale a Bonomi il 9 luglio, il nostro presidente di Confindustria verrà nell'assemblea della nostra Confindustria a Bari. Una delle cose che io chiedo è un mercato comune con delle regole comuni. Ma secondo voi è possibile che abbiamo un mercato comune, un mercato europeo e ci sono delle realtà dove si pagano le tasse in maniera diversa, in Olanda, Il Lussemburgo? dumping fiscale. È possibile secondo voi? Un mercato comune deve avere per forza le regole comuni. E se noi in questo mercato comune abbiamo la consapevolezza che non siamo la periferia d'Europa, ma siamo il centro del Mediterraneo e che abbiamo una possibilità di, perché abbiamo il capitale umano, abbiamo delle risorse eccezionali, abbiamo una posizione geografica veramente invidiabile. Veramente ci manca pochissimo per creare ricchezza, ricchezza nel senso lato, nel senso del valore. Presidente, io so, ripeto, quanto lei nelle parole che dice ci mette proprio la capacità di fare, però ricordo pure che qualche anno fa, seguendo per Ambiente Italia la vicenda dell'Ilva, scoprimmo che l'Ilva, grande colosso della siderurgia, affidava a una piccola cooperativa lo scarico dei rifiuti. Che avveniva così? Prendevano il camion di questi rifiuti prodotti dall'Ilva. Si recavano in un comune della Calabria, uno qualunque, e nottetempo andavano a rovesciare i cassoni. L'Ilva. L'Ilva. Io le L'Ilva. chiedo, perché le sto facendo questa osservazione, questa domanda? Come dobbiamo fare a spezzare questa catena per la quale, ecco, lo chiedo a lei, no, ci dica come avviene il trasporto delle merci che voi producete. Io so che non sono merci, no, come altre aziende, però anche voi avrete sicuramente una catena di trasporto. Allora io Cosa fate per evitare che in questa catena di trasporto si possa in maniera spuria creare appunto il fenomeno caporalato, eccetera? Vi dico che la prima forma di autorità, io sono convinto che la prima forma di autorità è l'esempio. Se uno dà l'esempio, allora come presidente della Confindustria che cosa succede? Uno, la mia azienda è certificata ISO 14001, è una certificazione ambientale. Non, è un'azienda chimica, la mia è un'azienda chimica, un'azienda del settore farmaceutico che è certificata per il rispetto all'ambiente. È una certificazione volontaria, non obbligatoria. Quindi la prima cosa. Perché questo? Perché bisogna pensare alle 3P, People, Planet, Profit. People, l'azienda deve pensare alle persone, i primi portatori di interessi, i primi stakeholder, dicono gli inglesi, chi sono i primi portatori di interessi? I miei dipendenti, sono le persone, il capitale umano. La mia azienda è fatta di mura belle e piacevoli perché abbiamo delle strutture molto belle, ma è fatta soprattutto di persone, di lavoratori. People, Planet, non dobbiamo inquinare. E poi profit, che non è la bava del demonio il profitto, ma la condizione sine qua non per non andare a chiedere soldi allo Stato per dire aiutami, voglio contributi a fondo perduto a tempo illimitato, anche perché lo Stato non potrà andare avanti in questa situazione, bisognerà puntare invece sulle politiche del lavoro. Per quanto riguarda la catena logistica, esistono il rispetto, ancora una volta, di regole, e sono le regole la cosa. Alcuni dicono che gli imprenditori vogliono, non vogliono le regole, no, è bugia, noi abbiamo necessità di avere delle regole. Un mercato senza regole, sa che cos'è? È una giungla. Io non voglio vivere in mezzo alla giungla del più forte, ho necessità di regole, regole che devono essere rispettate in maniera corretta, poche regole che devono essere rispettate. Nell'ambito della logistica, dello sfruttamento della logistica, il settore sta cambiando, ma io vi direi anche nell'ambito dello smart working, che esisteva già da prima del Covid, ma che noi stiamo utilizzando in maniera molto valida. Vi sembrerà banale, ma ci sono moltissime cose che vanno regolamentate nello smart working, e vanno regolamentate con chi? Confindustria e sindacati, che sono due facce della stessa medaglia, che è il lavoro. Tutte e due, Confindustria e sindacati, dobbiamo puntare sulla regolamentazione, per esempio, dello smart working. Secondo lei è normale lavorare in un posto a casa, dice, tu lavori a casa, ma tu prova a lavorare in una stanza con quattro persone in un ambiente di lavoro non certificato, non valido, dove c'hai due bambini che stanno facendo la dada a distanza in 30 metri quadri, a non avere le condizioni a dover rendere come. Quindi ci sono. Questo, quello che lei dice è così bello, sa perché? Perché lei è espressione di Confindustria, ripeto, la sua storia individuale è ben altro, ma fino a qualche anno fa
Non era Confindustria che diceva che dobbiamo tagliare le unghie al sindacato, non era Confindustria che diceva basta costa triplice. Ma oggi, come per i partiti, ci stiamo accorgendo A, che i partiti servivano e servono, B, proprio in questo far west di non regole, una triplice che sappia riprendere il controllo e che sia rispettata dagli imprenditori può rappresentare un elemento di crescita, di l'importante civiltà. L'importante è che metta al centro il lavoro. Il lavoro, perché attenzione, perché ci sono determinate battaglie dove nel mondo della scuola, della sanità, su cui noi ci troviamo in contrapposizione anche radicale, però la contrapposizione, se punta al lavoro e al rispetto delle regole, ci troverà sempre disponibili a confrontarci in maniera a volte anche dura, ma su delle cose su cui secondo me il minimo comune multiplo deve essere uguale, il rispetto della persona, il rispetto del lavoro, la capacità produttiva, perché se non produciamo ricchezza non avremo, se non produciamo profitto, e il sindacato deve essere dalla mia parte, mi deve aiutare a trovare delle soluzioni, perché se io non produco profitto, utile, ricchezza, io avrò delle difficoltà tali per cui non posso mantenere delle imprese come le abbiamo mantenute, mi riferisco all'Italia, mi riferisco all'Ilva, mi riferisco... Sono delle situazioni non sostenibili queste qui, non possiamo più andare avanti così. La Cina le fa paura? La Cina è un'opportunità, la Cina mi fa paura solo, mi fanno paura tutte le realtà che hanno una dittatura dove non c'è libertà, perché dal punto di vista economico vanno anche più forte perché c'è poco da decidere perché decidono loro, ma ho timore di quello che succede in Turchia, ho timore di quello che succede in Russia, ho timore di quello che succede in delle realtà dove non c'è la democrazia. Aspetti. E vorrei dire sì, solo un passaggio sulla nostra consapevolezza. Se pensiamo agli Stati Uniti d'Europa, non mi fa paura nessuno, perché gli Stati Uniti d'Europa, dove mi auguro che i fratelli albanesi possano entrare presto e concludere il percorso che stanno facendo per entrare in Europa, e che Elena conosce anche questo molto bene, gli Stati Uniti d'Europa sono il primo mercato in import e in export a livello mondiale. Non siamo secondi a nessuno, ma dobbiamo capire ancora una volta, gli Stati Uniti d'Europa, qui parlo di un concetto di Don Tonino Bello, che è di Alessandro, un nostro conterraneo, come si dice? Di adozione. È un conterrone, uno di noi. Don Tonino Bello parlava di convivialità delle differenze. Convivialità, che non siamo uguali. Tu non sei uguale a me, noi siamo diversi, un uomo, una donna, ma la convivialità delle differenze, la capacità di avere un minimo comune multiplo in Europa, dove io sono diverso da un tedesco, però da un francese, però vediamo il minimo comune multiplo, Stati Uniti d'Europa. Lo diceva Carlo Cattani, un lombardo. Fermo. Sono concetti bellissimi. C'è un piccolo dettaglio, la realtà. Stati Uniti d'Europa, lei siamo dice. Noi. No, lei dice Stati Uniti d'Europa. La Cina ha prestato 1 miliardo di euro al Montenegro. Se il prestito non viene restituito entro tot tempo, il Montenegro diventa un avamposto cinese, perché la Cina si prende con delle clausole durissime che i montenegrini hanno firmato, la Cina si prende i porti del Montenegro, che significa in Adriatico, dove i nostri pescatori già oggi fanno la fame perché pesce non c'è quasi più, nonostante le aree marine protette, le navi fattoria cinesi, che hanno delle idrovore che prendono letteralmente tutta la torre come siamo noi qua, e svuotano l'Adriatico. Enzo, contro questa Cina. No, per carità, Stati Uniti d'Europa, certo. Di che cosa abbiamo bisogno per combattere questa cosa? È stato detto al Montenegro, chiedi all'Unione Europea se ti aiuta a dare questo prestito indietro. Siamo in attesa di sapere se la domanda sarà ricevuta dai nostri... E qui abbiamo Elena che adesso ci racconterà... Non abbiamo una politica europea, perché io su queste cose qui vorrei parlare con un'interlocuzione che sia una politica sanitaria europea, economica europea. Guardate che noi siamo un popolo pieno di sovranisti, dove io dico prima l'Italia, qua ci siamo d'accordo, c'è qualcuno, siamo tutti d'accordo, prima l'Italia, ma se lo vado a dire in Germania prima l'Italia, secondo voi posso dirlo? Cioè i sovranisti che sono un'espressione nostra, della nostra politica, dove c'erano degli anti-europeisti convinti anche tra quelle persone che sono oggi al governo, possiamo mai andare con un'idea del genere
abbiamo necessità in questi casi di avere una politica economica europea, una politica anche militare. Vi ricordate quando è successo la Libia, quando sono partiti i francesi, poi gli italiani, poi... Ma è possibile, ma io dico questo, è utopistico pensare che voi imprenditori, per esempio imprenditori italiani, francesi, chiamano a un tavolo tutti gli altri imprenditori dei paesi fratelli dell'Unione Europea, imprenditori, solo imprenditori, e dicono: allora, vogliamo capirlo o no? Enzo, noi che il costo del lavoro cinese ci ha massacrati e noi dobbiamo tutelare i nostri lavoratori. Noi abbiamo scoperto col Covid che non abbiamo più manifattura. La manifattura d'Europa sta trasferita in Cina. E dalle mascherine, e dai prodotti che servono per fare i tamponi, le stesse macchine, non abbiamo più niente. Di questo noi eravamo la manifattura d'Europa, l'Italia era la manifattura d'Europa, la Cina ci ha sostituiti. Enzo, te ne dico una, per superare il problema dell'ILVA, dell'Ital Sider, dell'acciaio, che è fondamentale nella seconda manifattura d'Europa, in un paese manifatturiero così importante, perché l'acciaio non pensate che serve solo alle macchine, ma serve all'industria farmaceutica, serve a fare queste aste, serve dappertutto l'acciaio. Lo vogliamo l'acciaio sì o no? O vogliamo una vita bucolica, facciamo tutto parco marino e viviamo soltanto in parco marino e poi la mattina andiamo a caccia? L'acciaio lo vogliamo, lo dobbiamo avere l'acciaio, deve essere sostenibile. Per essere un acciaio sostenibile abbiamo necessità di una politica che non può essere una politica della regione Puglia, non può essere una politica italiana, deve essere una politica europea dell'acciaio che dice: guardate che l'acciaio costa anche di più, ci devono essere dei dazi europei, ma se noi abbiamo uno che fa l'accordo sulla via della seta lo fa lui. Il presidente della regione Puglia o il ministro degli esteri italiani che fa un accordo suo, secondo voi è fattibile? Noi abbiamo bisogno di politica, o come nella sanità, l'abbiamo visto anche per i vaccini a livello regionale, secondo voi è possibile che ogni regione decida come vuole, che ogni provincia e ogni sindaco dice il caos, Babele? Abbiamo necessità di demandare verso il centro, che non è cedere sovranità, è acquistare sovranità a livello europeo, tale per cui abbiamo necessità per esempio di stabilire che se l'acciaio viene prodotto a un costo maggiore, perché noi tutti quanti noi vogliamo che sia un acciaio sostenibile, deve essere in contrapposizione un acciaio prodotto in Cina che costa di meno, dove i lavoratori non hanno le stesse regole, dove non rispettano l'ambiente. Io sono andato in un'acciaieria cinese, gli operai dormivano a terra. E secondo voi come posso competere io? Certo, posso competere con questi ma qua? Chi ha deciso che entrava nel WTO la Cina senza condizioni? Non avevamo chi una politica economica europea. Allora io Europa voglio. Ma esiste l'idea di una Confindustria europea? Sì, sì, perché per noi è una necessità. Ma come si realizza una Confindustria europea? Cioè un presidente che va dall'altro presidente della Commissione, qui Elena ci può raccontare mai se si possono organizzare delle cose così, il presidente di una Confindustria europea che va a dire: ehi, noi come associati di tutte le aziende di tutti i paesi dell'Unione Europea chiediamo che il rispetto dei diritti sindacali, il costo del lavoro eccetera non debba essere sotto questa soglia, perché noi non siamo la Cina, non vogliamo essere quella Cina. Tutto parte dalla capacità nostra, della singola impresa, delle imprese, della mia impresa, le imprese di Confindustria Baribat, le imprese di Confindustria Puglia, le imprese del Mezzogiorno, le imprese d'Italia, le imprese d'Europa. Su alcune politiche noi abbiamo fatto passare, noi del Mezzogiorno, la prima volta che il Mezzogiorno è unito su questo argomento qua, abbiamo presentato la proposta che è stata fatta proprio dalla Confindustria Nazionale, da Bonomi, sull'economia del mare. Siamo immersi in mezzo al mare. Abbiamo la possibilità con le zone economiche speciali di puntare sull'economia del mare, e l'abbiamo fatto perché una volta tanto abbiamo detto: non che la Puglia, io sono presidente della Puglia, sono contrario alle idee che c'è la Campania o la Sicilia. Abbiamo presentato un progetto unito dove io ho perso un po' di, perché non è la Puglia, perché la Puglia dice no, dico io, a casa mia posso dire quello che voglio io, ma dall'altro lato o c'ho una concertazione, c'ho la capacità di utilizzare una buona politica economica, o se no non andiamo da nessuna parte. Se non c'è questa consapevolezza che deve partire dal singolo, deve partire da noi, da voi quando andate a votare, che ce la possiamo fare solo con gli Stati Uniti d'Europa. Cinque giornate, piazza Cinque Giornate, le Cinque Giornate di Milano, Carlo Cattaneo, Stati Uniti d'Europa, dove pur nella differenza si ha una politica comune.
solo così, lasciando stare i sovranisti. Tenete presente che io sono tifoso del Bari, lo dico qua, sono del Bari, no, del tifoso del Lecce, ma non succede niente, cioè non vuol dire che siamo tutti uguali, ma che abbiamo delle caratteristiche comuni, sì, e sono delle caratteristiche europee, e sono, vi dico di più, delle caratteristiche mediterranee, culturali, demografiche, economiche. Abbiamo delle potenzialità enormi che riusciremo a sfruttare soltanto se riusciremo ad avere delle buone politiche, ma la politica è quella con la P maiuscola, non quella fatta dai cialtroni che parlano dei tipi da spiaggia, come ci è capitato. Confindustria Puglia, per chiudere, perché appunto dobbiamo poi sviluppare. Confindustria Puglia, a breve che cosa immagina che si debba fare subito? Due cose. Una, siamo riusciti a portarla a casa, il titolo secondo Covid, che è una misura eccezionalmente valida che abbiamo fatto. Chi l'ha fatta questa misura qua? Confindustria, sindacati, Regione Puglia. Ecco. Confindustria, sindacati, Regione Puglia. Titolo secondo Covid che cos'è? Per le aziende che sono bancabili, quindi non decide la Regione, le banche già valutano se l'azienda è bancabile, c'è una possibilità di richiedere un finanziamento fino a 2 milioni di euro alla Regione Puglia, e su questo finanziamento si ha il 20% a fondo perduto dalla Regione e fino al 30% se l'azienda mantiene le unità lavorative. Questa è una misura voluta dal sindacato e alla fine accettata pure da noi della Confindustria. Se manteniamo le unità lavorative, quindi se non diamo, buttiamo gente fuori che va a lavorare, va a chiedere il reddito di cittadinanza che costa a tutti quanti voi, se io la tengo in azienda e mantengo le unità lavorative, posso avere fino al 30% a fondo perduto. È una misura eccezionalmente buona, valida, che abbiamo fatto rifinanziare, e ora vi do una notizia in anteprima, verrà rifinanziata con ulteriori 65 milioni, è una notizia, una cosa che abbiamo voluto noi. Questa è una delle notizie che abbiamo voluto, ottenuto, richiesto all'assessore Alessandro Delli Noci, che è un altro leccese a cui io ho rotto molto le scatole in maniera pubblica, ufficiale, ufficiosa, dappertutto, per ottenere quello che siamo riusciti a ottenere, il quarto rifinanziamento che fanno del titolo secondo Covid. E il titolo secondo invece normale, abbiamo avuto un finanziamento dal 20 al 30% a fondo perduto. Il titolo secondo normale è quello quando uno fa un investimento in opere murarie, quindi per le aziende che investono in questo periodo qua con questa difficoltà, per le aziende che investo si passa da un 20% a fondo perduto sulle opere murarie al 30%. La misura che io richiedo alla Regione, che non sono ancora riuscito a ottenere, ma è la mia richiesta alla Regione, è essere attrattivi per il capitale umano. E capitale umano non sono soltanto le mie figlie che stanno a studiare fuori, non sono soltanto i figli della nostra terra che sono fuori, ma il capitale umano significa capitale umano. Il capitale umano non ha colore, razza, sesso, non è capitale umano. Se io assumo una persona che viene da fuori e la faccio venire a essere residente in Puglia, la Puglia ha una decrescita demografica importante. Se io attraggo capitale umano, se io faccio da allenatore della squadra e mi faccio venire una persona che può venire da Tokyo, da Canada, dalla Francia, se io faccio venire una persona, l'amministratore delegato della mia azienda viene da Milano. Noi siamo abituati ad andare a Milano, questo qui viene da Milano, viene a lavorare a Canosa di Puglia. Se io faccio venire questa persona qua, richiedo allo Stato, alla Regione una decontribuzione e quindi un vantaggio per l'azienda che assume a tempo indeterminato, perché i precari non vanno bene a nessuno, non è una questione filantropica. Purtroppo i precari non vanno bene alle aziende, perché se io assumo un precario, il precario la prima cosa che fa si mette a guardare LinkedIn, a guardarsi intorno, è un precario. Se l'azienda assume a tempo indeterminato, io voglio un contributo dalla Regione e voglio che vengano dati dei soldi direttamente in tasca alla persona per un voucher per la... Questa è una cosa che non siamo riusciti ancora a ottenere, ma vorrei che venissero dati degli incentivi direttamente alla persona. L'altra cosa, per essere attrattiva alla nostra terra, questo lo chiedo alla Regione, la cosa che chiedo a voi è che la nostra terra deve diventare attrattiva. Per essere attrattiva non devo avere delle città commissariate per mafia, perché io come faccio a venire una persona a Cerignola che è commissariata per mafia? Come faccio a dire a uno di Milano, dice... Come fa lui a dire a sua moglie ci trasferiamo a Cerignola, è una città commissariata per mafia, però ora troviamo. Come faccio a far venire la BAT, la mia terra,
siamo primi in Italia per furti d'auto, primi, certo, primi, certo, rispetto a Napoli, rispetto a Salerno, a Catania, a Palermo. Me ne hanno rubate tre. Primo, siamo primi, siamo primi. Secondo te come faccio io ad essere attrattiva la mia terra? Se io in mezzo alla strada ho l'immondizia per strada, come fa la mia terra a essere attrattiva? Allora, quello dipende da chi? Dipende da tutti quanti noi, perché gli sporcaccioni che stanno a Canosa e che buttano immondizia per strada, se andassero in Svizzera non la butterebbero, sempre sporcaccioni sono, perché sono degli sporcaccioni, ma se andassero in Svizzera non la butterebbero, e sai perché? Non solo perché si beccano la multa, perché tutti quanti noi, appena vedono che c'è una cosa del genere, uno si ferma e dice: come ti sei permesso? Presidente, la devo smentire, perché qualche giorno fa un tedesco davanti a me ha buttato una carta a terra. Sarà... Ha detto, sai che ha detto? Ha detto, tanto qua mica mi fanno una multa. Perché... No, ma voglio dire, adesso per carità dovremmo aprire il discorso dei controlli, per carità. Però dovremmo, la Puglia deve diventare attrattiva. Siamo riusciti per il sole nel mare, ce l'abbiamo fatta a diventare attrattivi. È un dato di fatto, grazie al cinema, grazie anche al cinema, grazie, certo, alla cultura, ce l'abbiamo fatta a diventare attrattivi per il sole nel mare, che pensavamo di non averlo, il sole nel mare. Oggi dobbiamo diventare attrattivi per il capitale umano. Questa è la sfida e ce la faremo Confindustria, sindacati, regione e popolazione. Fra poco sentiremo dal regista Whisper che provocherò in tema di cinema, un cinema coraggioso che racconta la verità del mondo, che racconta la verità delle banlieue. Pensiamo a Piva, no? Quando ha fatto quel film su questa malavita varese di cui ci si vergognava. La capagina. E punto. Voglio dire, vabbè, questo è un altro argomento, non bruciamo i temi, non bruciamo i temi. Spero, Presidente, di essere riuscito a farle dire quello che lei aveva intenzione di dire e soprattutto di dirci quello che speriamo tutti si possa realizzare. Enzo, tu con l'arte e la maietica riesci sempre a tirare fuori, ci sarebbero tantissime cose da dire e poi il parterre è così interessante, così piacevole. Io però che devo andare verso nord, perché devo andare a Canosa. Devo andare a Canosa. Noi siamo terroni. Devo andare e lei nella più nordista. Io sono un uomo del nord, lei mi frega di 10 chilometri, 10 chilometri, sono 10 chilometri prima. C'è sempre un nord e un sud, certo, c'è sempre, certo, un bravissimo, nord e un sud, c'è sempre un nord, è uno stato mentale. Certo. Siamo il centro del Mediterraneo, non la periferia d'Europa. Questo è il messaggio con cui io vi vorrei salutare, certo, e ringraziare per la presenza. Ringraziare Mimmo Arnesano, gli amici, tutti gli amici che con la Mimmo Arnesano, lo vedo da lei. Mimmo Arnesano e tutte le persone, tenetelo caro Mimmo Arnesano, una risorsa che avete. È tuo fratello? E non è casuale, e non è casuale che venga dal mondo della scuola. Viene dal mondo della scuola, nella scuola io ho cognizione di causa diretta. Lui mi ha dato il primo premio della vita mia, vi racconto questa cosa qua, vado via, il primo premio della vita mia. Me l'ha dato Mimmo 30 anni fa, quando ero appena laureato a Canosa di Puglia. Ne è passata di acqua sotto i ponti, io però ho sempre il piacere di rivederlo e di ringraziarlo per quello che fa per la nostra terra, perché sono le persone di buona volontà che fanno camminare, il mondo. Grazie. Grazie Presidente. Allora. No, pensavo che la riflessione del Presidente Fontana, che ringrazio in modo particolare, apre, come dire, una discussione che va oltre, no, forse quello che avevamo immaginato per questa serata così piacevole, un posto così incantevole, ha posto dei temi politici. Elena, scusa, giusto il tempo di presentarti a chi ci ascolta, che magari non sa. Elena Gentile è stata assessora regionale al welfare per la Regione Puglia, appunto, scrivendo pagine per dire quello che sei riuscita a fare, che è stato importantissimo, e poi europarlamentare, quindi ha un'esperienza da politica capace di poter entrare in tutti gli enti più importanti delle nostre istituzioni italiane ed europee, e con un'esperienza appunto che le ha consentito di vedere de visu e de facto come si fa la politica, come si fa il governo del territorio. E quindi prego Elena. Sì, grazie. Pensavo che le suggestioni di Sergio Fontana
fossero meritevoli di un'altra, come dire, di un contributo da chi, come Enzo ha ricordato e lo ringrazio, ha avuto l'onore di vivere una delle esperienze più belle che una persona, una donna in modo particolare, possa vivere, che è quella del governo della propria terra. Forse, come dire, non dipingiamo con i colori giusti alcune esperienze, appunto, politiche di governo. Pensiamo sempre alla politica come, no, una cosa che, diciamo, se è possibile la utilizziamo, se invece non, come dire, non ne abbiamo bisogno, è una cosa che va abbandonata al suo destino, no? Perché, no, chi fa politica è sempre da fustigare, da indicare, diciamo, come colui o colei che rappresenta molto spesso il malaffare. Può anche esserci questa chiave di lettura, ma noi dobbiamo, come dire, ecco, innamorarci nuovamente di questa grande passione che è la politica, la polis, la città, la comunità, come migliorare la qualità della vita, come offrire benessere alle persone, come, la butto lì, ecco, rendere più felici le donne, gli uomini e soprattutto i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Parto da questo perché Sergio ha posto un tema che non può essere derubricato, che è quello del Mezzogiorno, di questa situazione di sospensione che viviamo da tempi immemorabili. Noi viviamo in una sorta di limbo, no? Dove, come dire, continuiamo a far crescere la nostra consapevolezza di avere risorse, di avere uno straordinario capitale umano, ma non riusciamo lì nei luoghi dove si creano le condizioni, no? A dire la nostra, a rappresentare un'idea di sud d'Europa, di sud d'Italia, di sud del mondo, che invece può per davvero capovolgere una storia. La storia del declino delle grandi potenze, diciamo, del nord Europa, diciamocela tutta, quello che accade in Danimarca, in Svezia, in Norvegia. Prima erano i paesi, no? Che quando ero giovane erano un punto di riferimento, no? I diritti, la democrazia, la libertà individuale, no? La qualità del welfare, delle politiche ambientali, cioè erano, come dire, il contesto al quale noi, diciamo, anche per orientamento politico, guardavamo in maniera, no, molto attenta e anche appassionata. Oggi c'è una situazione di declino. Io ho avuto anche l'onore, la fortuna di vivere un'esperienza straordinaria, quella di partecipare per un periodo, anche se, diciamo, limitato nel tempo, 5 anni, alla vita delle istituzioni europee. Che l'Europa sia e debba essere, no, la grande occasione, parlo delle istituzioni europee, no? dell'Europa geografica, no? La grande occasione per riequilibrare, no, gli interessi e i poteri. E è una cosa, come dire, è un obiettivo assolutamente condivisibile. Ma l'Europa non c'è ancora. L'Europa non c'è. Elena, ci confermi che le lobby lì sono riusciti a impadronirsi in qualche modo dei poteri decisionali? Ah, vabbè, c'è un sistema lobbistico molto forte, ben organizzato, strutturato. Io, diciamo, ho incrociato alcuni pezzi di questa organizzazione, un'organizzazione imponente, su temi, diciamo, che interessano anche la vita quotidiana delle persone. Faccio un esempio, piccolo piccolo. L'OMS ridefinisce le percentuali di zucchero nei latti artificiali, nei latti in polvere, quelli che consumano i bambini, l'ho detto ieri sera, lo ridico ancora oggi, per me sono, come dire, il punto di appiglio per qualsiasi visione. Elena Gentile è pediatra, per chi non lo sapesse, lo dico per E allora si riduceva la percentuale di zucchero. Chi non sa o non riflette non dà importanza a questa cosa, dal 40% al 30%, al 20%, cosa può cambiare? Cambia perché la palatabilità del latte cambia,
è meno dolce, quindi è meno, no? Cioè il bambino non lascia il seno così facilmente per un latte che non è dolce e quindi no, più palatabile. Una guerra incredibile. Erano fuori, io ero relatrice di questa risoluzione, perché in Europa comunque diciamo le competenze e anche un po' il merito vengono riconosciute, quindi almeno questo diciamo possiamo ricordarlo qui. Ero l'unica pediatra presente in Parlamento, quindi non è stato difficile individuarmi, non avevo concorrenza, però al netto di questo, che ovviamente è una battuta, ho dovuto sostenere un confronto quasi muscolare con questa organizzazione. Erano presenti sempre dietro la mia porta, perché c'è un registro, tu presenti, come dire, là, diciamo, là. Sì, è regolamentata la presenza degli hobbisti, però... Con appuntamento, stesso appuntamento, entri in Parlamento e stazioni lì dove hai interesse a stazionare. Ho dovuto cacciarli. Ho fatto un po' la Terrona, la Meridionale, la Cerignolana, io ho dovuto cacciarli perché era insostenibile. E ho detto, io sono un medico, ho il dovere di rispettare le norme. E se l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che fa anche tanti errori in questa epidemia e pandemia, l'abbiamo visto. Però se mi dice questo, cioè se mi chiede di adeguare la composizione dei latte in polvere in base a questa loro, come dire, ricerca, perché lo zucchero predispone all'obesità, predispone alle carie, voglio dire, non era uno sfizio o una scelta irragionevole o irrazionale, c'era un fondamento scientifico, vuol dire che io ho il dovere, insomma siamo quasi arrivati, diciamo, non dico allo scontro. Posso chiederti da europarlamentare se hai scoperto, sapendo la tua coscienza e consapevolezza delle cose che fai, se è vero che in genere i nostri europarlamentari non studiano i dossier, se per esempio siamo arrivati al punto che la produzione vitivinicola dell'Unione Europea è stata condizionata dalle cosiddette capsule delle botti di rovere esauste con cui si andava a fare l'invecchiamento artificiale del vino. Quando mi fu detto da un nostro imprenditore vitivinicolo che si era cercato di bloccare questa direttiva che di fatto consentiva questo invecchiamento artificiale, la norma era già entrata in vigore. I nostri europarlamentari, tu non c'eri all'epoca, però voglio dire, per quello che hai potuto vedere tu, davvero questi non studiano i dossier e noi scopriamo ex post sempre cose che sono già state decise. Perché si è messo questo invecchiamento artificiale? Perché le grandi aziende vitivinicole mondiali non vogliono perdere tempo a fare l'invecchiamento vero e vogliono mettere subito sul mercato bottiglie da vendere come invecchiate per invece artificiali. Sì, ma come dire, tu hai raccontato un Siamo episodio. Nella terra del vino, certo, tu hai raccontato un episodio, io te ne potrei raccontare decine e decine altri. Perché? Pochi, diciamo, ecco, si innamorano del lavoro che sono stati chiamati a fare. Di solito il relatore, il correlatore, che ha il dovere di verificare la stesura della proposta della commissione, proporre emendamenti, modificare il contenuto, ma il resto, come dire, tira a campare. E anche questo è un tema, la qualità della classe politica che oggi, come dire, è presente nelle istituzioni. Abbiamo lasciato andare troppo la qualità, perché no, tu sei adesso... un esponente della vita sociale e professionale che si è dedicata alla politica e ti ringraziamo. Ma quanti sono quelli che hanno detto io non voglio avere niente a che fare? Ma oggi, come dire, diciamo, è difficile trovare un candidato sindaco nelle grandi città. Non so se avete seguito queste ultime battute prima della definizione. Mortificante. Cioè non si riesce ad individuare una classe futura dirigente che prenda in mano il destino del paese, perché i comuni, piccoli, grandi, medi, sono il paese. Anche qui potremmo fare ragionamenti molto, diciamo, interessanti. Non si riesce a trovare una nuova classe dirigente. Perché? Non è questione di appannaggio istituzionale, cioè, non è quello, per me non è quello,
Il tema è che oggi governare una città, un paese, un piccolo comune in Italia significa andare incontro disarmati ad una serie di ricadute giudiziarie, penali, civili, contabili, che una qualsiasi persona che non abbia un retropensiero, diciamo, a delinquere, considera assolutamente, no, diciamo. Chi ve lo fa fare? Cioè un professionista, un imprenditore, che ha, come dire, no, un minimo anche di reputazione, e affronta, perché capita, è capitato a tutti. Vi racconto la mia velocemente, ero sindaco della mia città, perché mi è capitato pure questo di fare, diciamo, tra le altre cose. Anni 90, primi anni 90, è durata poco, meno male, diciamo, perché poi siccome ero troppo creativa, facevo cose un po' così, mi hanno detto il piacere, vedi dove devi andare, sloggio, che non ci dai fastidio. Noi avevamo una discarica di rifiuti, oggi i rifiuti sono una risorsa, no? Dovremmo cominciare a ragionare in quest'ottica. L'economia del mare va benissimo, ma c'è anche l'economia circolare. Fammelo dire, dobbiamo capire che quando noi produciamo rifiuti a casa nostra stiamo regalando miliardi a chi fa con la discarica semplicemente il ricarico di questi rifiuti. Se imparassimo bene il riciclo, la differenziata, che molti vivono male, ah, io devo stare Enzo, a fare, sì, lo dobbiamo Enzo, fare tutti. Enzo, vado oltre. C'è il tema delle materie prime che sono in via di esaurimento, e quelle che ancora oggi, come dire, no, sono sul mercato, sono catturate dalla Cina. La Cina ha comprato e sta comprando tutte le miniere, no, di quegli elementi con i quali facciamo i cellulari, i computer. La transizione digitale, no, questa grande scommessa, come la facciamo se non abbiamo le materie prime? Si è fermata l'industria automobilistica in Italia perché i chip, i semiconduttori, ce l'hanno i cinesi, si è bloccata la nave, ciao, cioè noi siamo veramente, come dire, no, sottomessi a chi ha avuto l'intelligenza, perché saranno quello che sono, ma hanno avuto l'intelligenza di capire che l'Africa, no, è fondamentale, e stanno lì, e le materie prime sono praticamente di esclusivo appannaggio della Cina. Noi invece avremmo l'opportunità di trasformare, di recuperare le materie prime e di farle diventare materie prime secondarie che ritornano sul mercato, quindi facciamo bene all'ambiente e facciamo bene anche alla nostra economia. Ci fermiamo un attimo, facciamo il salto, un giro. Di qualità, eh? Il salto di qualità che noi dovremmo fare, no? Anche grazie agli imprenditori illuminati. Diciamo illuminati, perché vi racconto una cosa, lui non lo dice, io sono andata a visitare la sua azienda, dista 10 km da casa mia, quindi diciamo, allora fumavo, tempo di una sigaretta e stavo da lui. Sono entrata in azienda, gli uffici, le stanze, i laboratori, i depositi, non avevano un numero, portavano il nome di una persona, da Enrico Berlinguer ad Aldo Moro, da Guido Rossa a Pasolini. Bellissimo. Cioè, voglio dire, no? Il capitale umano che serve a identificare un laboratorio, uno scienziato, un premio Nobel, cioè voglio dire, l'operaio, no, ammazzato dalle BR, questa è la cifra, no, del profilo di impresa che noi dovremmo sollecitare. Lui non c'è, quindi non ci sei. Un Olivetti della Puglia. Perfetto. Allora, per me Adriano Olivetti è un faro. Cioè, certo. Io l'ho scoperto tardi, però ho letto tutta la sua produzione letteraria, ho studiato il modello, un modello ad alto tasso di responsabilità sociale d'impresa. Molti problemi, no, potremmo superarli se ogni impresa avesse l'ISO, non l'ISO solo ambientale, che va bene, no? Certo. Avesse una certificazione. Ma è un'idea di comunità. E se i lavoratori riuscissero ad entrare nel board dell'azienda, come fanno in Germania. Certo. Dove hanno trovato questo ruolo per i sindacati che gli ha ridato quella, certo, dignità che gli era stata tolta. E che sta perdendo anche nel nostro paese. Infatti, è per questo glielo dicevo. Perché un sindacato che oggi non prende in mano la bandiera del lavoro
nero, che non è solo quello dei campi, l'abbiamo visto, no? Cosa sta accadendo in giro. Purtroppo. Ma i nostri ragazzi laureati, no? Dove li mettiamo? In quale graduatoria di sfruttamento li mettiamo? Che vanno a fare gli stage e non vengono pagati, che fanno lavoro di studio, dagli avvocati, dagli ingegneri, dagli architetti, voglio dire, no? E portano a casa, no, pochi euro, no? Veramente pochi euro. Non è lavoro sfruttato, non è capitale umano sfruttato, non esistono solo i campi, esiste la fabbrica, esiste il lavoro domestico, no? Certo. Il lavoro di cura, voglio dire, l'Europa se non fa questo salto di qualità non è Europa, e devono profondamente rivedere tutti i trattati, perché non è possibile che non si possa approvare la modifica del trattato di Dublino, che ha costretto l'Italia a diventare... La Germania ha detto qualche settimana fa il punto di primo sbarco per 5 anni, se li piange chi li ha presi. Non perché? Vogliono più nessuno. Perché? Perché non siamo stati capaci di, come dire, provocare una discussione vera sulla necessità di cambiare i trattati in Europa. Su alcuni temi c'è la regola dell'unanimità che non si potrebbe raggiungere. È una follia. Noi l'abbiamo fatta, il Parlamento è passata, è arrivato al Consiglio. Bocciata, facciamo un break, sentiamo, prego il microfono, facciamo un break, Elena, so che tu puoi restare, quindi poi è bello sentire, sì. Allora do la parola a Besnik Mustafa, che è scrittore, ex ministro degli affari esteri in Albania, ci può dire come sta vivendo questa problematica che si sta sviluppando dal punto di vista albanese, cioè oggi in Albania quali sono i problemi più forti che sentite in relazione a quello che è il rapporto con l'Unione Europea, in relazione a quello che è il Mediterraneo, in relazione a quella che è la vostra terra? La domanda è molto larga, ma io penso che il tema di questa conversazione, diciamo, è molto importante. Dove va il Mediterraneo? Perché come noi vediamo i vostri problemi, questa è come dire che avremo questi problemi tra 3 anni, 4 anni, dunque potremo vedere oggi il nostro futuro nei vostri problemi, perché è un ciclo di esportazioni dei problemi dell'Unione Europea nei paesi candidati come il mio paese. Lei ha parlato per esempio di un problema, ha dato un esempio, questo con il vino e i lobbisti, che ha parlato anche l'onorevole Ferrari. Questa dimostra che c'è un gran problema di democrazia in Europa, perché l'opinione pubblica, per me, ha perduto la sensibilità per la democrazia. L'opinione pubblica in Unione Europea, anche l'Italia, io che vedo dall'altra parte del Mediterraneo, che ho sognato vedere l'Albania libera e come l'Italia, e che pensavo, parlo della mia generazione, non solo un'opinione personale, non potremo capire, per dire la verità, come una società, una democrazia come l'Italia, una società straordinariamente, nella nostra concezione e percezione, straordinariamente matura, può credere a Beppe Grillo, per esempio. Per noi è inimmaginabile, era inimmaginabile 3 anni fa e diventa una realtà adesso. Abbiamo anche i nostri demagoghi, gente non seria, che la gente trova che è più interessante votare. Dunque, questa esportazione dell'immaturità, il contrario della maturità democratica, per noi è la scuola cattiva. Vi do un esempio con il Mediterraneo. Quando ero ministro degli esteri, 2005-2006, è fondato l'Unione per il Mediterraneo. Io mi sento mediterraneano profondamente e ho voluto, ho fatto nel nome del mio governo,
ho fatto la domanda per l'adesione dell'Albania nell'Unione Europea. E subito da Bruxelles mi hanno il commissario per l'allargamento, come si dice, mi ha chiamato, mi ha detto: ma ministro, cosa vuoi? Non va così. Ho detto: perché? Mi ha detto: perché voi non sappiamo dove mettervi. Non siete del sud del Mediterraneo, non siete membro dell'Unione Europea. Dunque, dove mettere l'Albania in questo, in che casier, in che mettere l'Albania? Perché noi, voi fate parte dei programmi IPA di preadesione. Adesso, dove mettere l'Albania? Io non avevo delle difficoltà a capire questo ragionamento. E ho dovuto fare il tour dei paesi a esprimere che noi potremmo essere membro anche membro di questa unione, perché abbiamo delle cose e una struttura politico diplomatico economica euro-mediterranea dove noi siamo uguali agli altri e abbiamo delle possibilità a dare una contribuzione di uguale. Siamo un paese multiconfessionale, siamo un paese mediterraneo, siamo un paese che esce di un passato recente dittatura comunista, ma anche di un passato un po' più lontano ottomana. Abbiamo un linguaggio a discutere insieme. Un anno era necessario di avere la presidenza finlandese per far entrare l'Albania nell'Unione Euro-Mediterranea. E dopo noi sono venuti anche Montenegro, Macedonia e qualche altri paesi della regione, perché a Bruxelles nella commissione era un tale burocrazia e un tale codificazione anormale e senza inutile, per non dire il contrario, dunque peggio che inutile, al lavoro insieme. Allora, al servizio del Mediterraneo. Da quello che abbiamo capito nel corso degli anni, almeno dal punto di vista dell'osservazione dei giornalisti, è che se una cosa la vuole fare la Germania, chissà perché questi formalismi si riducono di molto. Che cosa le voglio dire? Lei ha sentito, sì. Aspetti, lei ha sentito che l'allargamento all'Unione Europea di paesi come l'Ungheria, dove oggi Orbán se ne un po' impipa tranquillamente di tutte le regole identitarie dell'Unione Europea. Le regole identitarie dell'Unione Europea significa che tu devi rispettare la democrazia, devi rispettare la separazione dei poteri, devi garantire che il sistema democratico si possa sviluppare senza che ci siano autocrati che decidono improvvisamente che si fa così e dell'Unione Europea voglio solo i soldi. Questo c'è, cosa voglio dire? Quanto ci può dire oggi lei che l'Albania può dare queste garanzie? Perché oggi, quando giustamente Elena Gentile dice se non togliamo l'unanimità delle decisioni, qui non si va avanti da nessuna parte. Perché oggi a un'Ungheria che non vuol più rispettare assolutamente i diritti umani, noi dovremmo poter dire... Non solo, anche fuori. La Polonia, anche la... Adesso mi fermo, Repubblica Ceca, eccetera. Certo. Tutti questi paesi... Sta crescendo appunto, questa idea... L'Europa centrale. Sì, ma voglio dire, tutto questo dovrebbe oggi, in un'Unione Europea nella quale, per esempio, i paesi fondatori decidono, cari signori, accomodatevi fuori. Lei è d'accordo su questa abolizione dell'unanimità e soprattutto dal punto di vista albanese cosa ci dice del fatto che queste regole o vengono rispettate o non si può entrare? Io sono completamente d'accordo e nel dibattito pubblico in Albania, dove sono presente anche se non sono più in politica attiva, io ho sempre detto questa cosa, che noi, un paese come il mio paese,
ha bisogno certo di aiuto economico per costruire infrastrutture, ma la cosa più importante è imporre i principi democratici, fare elezioni, combattere non in modo meccanico la corruzione, perché è un processo molto interessante per me di vedere come il passaggio lento, ma in 30 anni, il passaggio della rivoluzione alla corruzione, il passaggio certo. della gente. Certo. Io ho conosciuto tutti gli attori di questi 30 anni prima quando eravamo in dittatura. Eravamo universitari, artisti, medici, gente che voleva fare un gran carriera di universitario, di artista. Sono venuto eccetera. A vivere questa realtà bellissima. E adesso, io non, anche come scrittore, io ho deciso me stesso nel 2009 di ritornare alla letteratura, senza perdere elezioni, senza fare un scandalo, niente, ho detto basta per me. Ma non capisco i miei amici, non arrivo umanamente, psicologicamente, questa evoluzione, non so come dire in italiano, sì. questa evoluzione da un intellettuale a un che vuole una gloria, diciamo, nel suo campo, la trasformazione di questa ambizione in un'ambizione per essere ricco. Certo. Beh, vabbè, è dell'umanità. Dunque, l'Unione Europea, l'Italia, per esempio, che ha un'influenza sull'opinione pubblica, l'Unione Europea deve cambiare comportamento verso la società, l'opinione pubblica, non solo l'istituzione, e non mettere la stabilità prima dei principi democratici. Se ne sono accorti anche i tedeschi. Il miglior esempio nell'Unione Europea sono i tedeschi, molto meglio che gli italiani. Sono in Italia, sono un amico dell'Italia, ma non senti mai un ministro degli esteri d'Italia o un ambasciatore fare critiche. Allora, premessa, sul fatto che i tedeschi sappiano rispettare le regole come popolo non si discute, è anche una loro atto positiva. Però, c'è un però enorme, grande quanto un oceano Atlantico e Pacifico messi insieme. Lei si rende conto che noi abbiamo avuto la crisi dell'euro e la Grecia ridotta alla fame? Perché la Germania non ha voluto compensare un debito che era pari a quello della produzione di orafi della provincia di Vicenza. Perché le sto dicendo questo? Perché se non ci fosse stata una persona come Draghi, l'Unione Europea sarebbe già scomparsa e l'euro pure. Sa perché le dico questo? Perché gli italiani potranno avere, e ce li hanno, molti difetti. Però quando si impegnano, studiano i dossier e hanno soprattutto capacità di visione, non li batte nessuno. Tant'è che purtroppo molti nostri giovani, anche nelle nostre sgangherate università, quando vanno nel mondo si affermano perché hanno una multidisciplinarietà nella loro formazione intima, capace di fargli guardare le cose del mondo con una capacità, purtroppo e da un certo punto di vista fortunatamente, positiva. Sanno guardare le soluzioni. Signore, stiamo dicendo due cose differenti. Io non dico del male dell'Italia. Io dico che parlo come come albanese e parlo dal principe, diciamo, di esportazione della democrazia, di sorveglianza dell'itinerario verso la democrazia in una società come la mia. Non dico che in Italia non ha gente ma non volevo, è un esempio di capacità eccetera, è uno dei sette paesi che i tedeschi sono più diretti per dire i problemi che noi abbiamo, per dire a noi
Sì, però spesso si, meno, fermano, si fermano alla forma e non vanno alla sostanza. Io penso che tutta l'Europa ha una dette verso i tedeschi, dobbiamo dire. Non si può dire che perché non hanno dato tanto quando hanno dato tanto. Senza i tedeschi la Grecia sarebbe in fondo del pozzo. Vabbè, qui siamo su cose molto lontane, vabbè. Adesso diamo il microfono. Volevo solo aggiungere una cosa velocemente. Allora, la Germania è l'Europa, punto. Senza fare molti giri di parole. Chi ha voluto? Europa continentale. Sì, continentale. No, parliamo dell'Unione Europea. L'Unione Europea. No? Chi ha voluto una transizione, un ingresso così veloce dei paesi immigrati? La Germania. Ha delocalizzato tutte le industrie pesanti, no? Vai in Polonia e vedi cosa c'è, vai in Ungheria e vedi cosa c'è, il carbone ormai pende quasi completamente, no? Dicono che pure le banche tedesche sono entrate in Albania in maniera molto forte. Ma perché l'aeroporto di Tirana chi l'ha finanziato? No, nessuna banca tedesca in Albania. Sì, mi dicevo, per questo. Io sono arrivata a Tirana, no? In aereo da Bari atterro, vado nell'aeroporto e mi vedo questa targa, diciamo, visibile e più, dalla quale si evinceva che quell'aeroporto era stato, diciamo, ecco, accompagnato alla sua definizione dalla Germania, o no? Ho usato parole, diciamo, per non dire direttamente che c'è un investimento, ma così il Montenegro ormai, come dire, no? Il primo partenere in Italia non è la Germania. La Germania è sesto partenere economico dell'Albania. Sì, io parlo in generale, non parlo, ho fatto l'esempio dell'aeroporto di Tirana perché ci sono arrivata e ho visto che. Ma mi potete riparlare del Montenegro, diciamo, lì ci sono. Mi dicono che ad Argiro Castro i grandi compagnie tedesche hanno comprato pure villaggi turistici. Dove? Argiro Castro. Sarebbe bene, ma no. Diciamo che io e Mele non abbiamo la stessa idea. Vabbè, volevo dire questo. Allora, c'erano interessi importanti della Germania per, come dire, no, annettere quel pezzo d'Europa e questo oggi lo paghiamo perché non si è andato tanto per il sottile nel verificare la Costituzione dell'Ungheria, la Costituzione della Polonia, no? Il tema dei diritti umani, il tema dei diritti civili. Se ancora oggi si modifica così una Costituzione, no? Dichiarando l'aborto, uno può, come dire, pensarla come crede, però è un tema, no? Le donne che abortiscono in Polonia sono paragonate. Elena, diciamo. Dire anche non prendo nemmeno un immigrato. Nemmeno uno di quelli che dovrebbero essere uno, e gli si lascia fare questo. Certo. Allora, la battaglia in Parlamento è stata fortissima, aspra da questo punto di vista, perché c'era chi, no, sosteneva appunto che bisognava trovare una misura per condurre a più miti consigli questi paesi e chi invece sosteneva, no, che quella era la visione giusta. Non dico, cioè non ne faccio una questione di schieramento partitico, eccetera. C'è questo tema, è un convitato di pietra che è lì e che non si smuove, anche perché, e torno a ripeterlo, se noi lavoriamo ancora con gli statuti vecchi non ci arriviamo. E quegli statuti vanno modificati anche per guardare con occhi diversi al Mezzogiorno, ai paesi della costa del Nord Africa. Cioè io non accetto l'idea che l'Unione Europea ancora oggi possa, come dire, no, essere vittima di se stessa, e per esempio trattare la Tunisia come, diciamo, il paese dei disgraziati al quale dare un po' di soldi per l'olio abbattendo l'IVA, no, e non è così. Io vengo in Tunisia, in Europa, ti aiuto le aziende, ti faccio fare impresa, ti faccio fare l'olio, no? Te lo faccio trasformare, te lo faccio imbottigliare e lo metti sul mercato. L'aiuto è all'impresa. Cioè il contributo sul quintale di olio non vale.
arrivavano mail a una ripetizione sulle nostre mail istituzionali che dicevano: di quei soldi a noi contadini non arriva niente. Non arriva niente. Io ho votato contro l'indicazione del mio gruppo politico. Ho convinto altri parlamentari a votare contro, perché non è così che si risolve il problema. Ancora oggi dalla Tunisia partono, no? Migranti economici, non i rifugiati, perché poi dobbiamo... Allora, cambiamo argomento e vediamo se con Edoardo Winspiri adesso cerchiamo un tema diverso, ma mica tanto. Edoardo Winspiri, lo conoscete tutti, è un regista che è riuscito a costruire dalla Puglia una sua dimensione internazionale, essendo peraltro di famiglia, già una famiglia possiamo dire mitteleuropea, se ho capito bene. C'è tutto. C'è tutto. Allora, Edoardo Winspiri, nella ultima edizione del 2019 noi abbiamo premiato Marco Tullio Giordano, che tra tutti i registi italiani si è qualificato per un impegno civile del suo cinema. Leggevo nei giorni scorsi, preparandomi sulle domande da fare a Edoardo Winspiri, che cosa pensa Marco Tullio Giordano del cinema oggi, inteso come la società d'oggi. Dice Giordana: quando si è potuto fare un cinema di denuncia, c'era chi ci aiutava a farlo, tra i produttori, le aziende, il sistema. Ma dalla televisione ai giornali oggi la pubblicità impone scelte. Dice Giordana: è difficile fare un cinema di verità quando poi lo sponsor o chi sia ti fa capire che certi argomenti è meglio non toccarli. Ecco, nella cinematografia di Winspiri, quella che è stata fatta e quella che si sta per svolgere, questi temi esistono? C'è questo problema? Ve lo siete posto? Ve lo state ponendo? Voi registi, cineasti, come state vivendo questa realtà oggi? Perché questo un po' riguarda dove va nel Mediterraneo la cinematografia. Certo. Allora, innanzitutto volevo dire che, siccome si dice sempre che io non sono di qua, ma se uno è mediterraneo, è importante stabilire che cos'è anche una persona con identità mediterranea. Io mi sento molto mediterraneo proprio perché non sono un miscuglio di razze. C'ho quattro nonni di quattro nazionalità diverse. A casa nostra parlavamo cinque lingue. Io con mia moglie parlo in dialetto salentino. Quindi mi sento molto mediterraneo, sebbene mio padre c'ha un cognome inglese, mia nonna c'ha un cognome danese, l'altra nonna c'ha un cognome ungherese e l'altro nonno c'ha un cognome praghese, non so se... Quindi, nella mia famiglia c'era il Mitteleuropa, era Mitteleuropa perché c'era la cultura ebraica molto importante. Quindi, se volete, Mitteleuropa è una sorta di quando c'era Mitteleuropa, quando, come diceva Roth, l'elemento germanico non ha avuto il sopravvento, e quindi era una sorta di Mediterraneo continentale, che noi poi, noi mediterranei, bisogna anche stabilire che cos'è Mediterraneo, scusa adesso, perché c'è un Mediterraneo reale e uno ideale, quello ideale è uno che non esiste più purtroppo, è quello di Ruggero II a Palermo, quello della Cordoba di Al-Andalus, di Maimonides, di Averroè, quella di Costantinopoli, Istanbul, quella di Alessandria dove Quasimodo... Erano anche epoche di terribili, feroci guerre. Assolutamente, assolutamente. Non voglio idealizzare il passato. Per ritornare alla domanda, allora, il cinema ha un compito ed emozionare. Non è detto che bisogna sempre fare cinema di denuncia. Io sono un grande ammiratore del cinema di denuncia, come quello che fa il mio collega Marco Tullio, siamo amici, lui una volta mi ha passato un film che non sono riuscito a fare, abbiamo fatto due viaggi insieme in Giappone, ci siamo divertiti moltissimo. Penso al grande maestro del cinema di denuncia è Rosi, che anche ho conosciuto bene. Io faccio il cinema di denuncia, ma in maniera, diciamo, non così esplicita. Io voglio raccontare, ognuno racconta quello che sente.
anche per un esercizio di umiltà, io mi sono limitato, nonostante tutte, ho fatto questa premessa della mia identità, diciamo, multiculturale e quindi mediterranea, per dire che proprio per questo io mi sono concentrato, perché all'inizio non sapevo, non ero così bravo, non ero così colto, non ero così preparato a fare dei film su questo territorio, perché lo controllo, perché lo conosco bene, e vi dico una cosa molto prosaica, perché costa di meno anche. Quindi poi man mano è successo che mi sono talmente innamorato di queste persone, che ho fatto della gente del Salento, del territorio, che semplicemente ho fatto del Salento il mio palcoscenico, che diventa metafora del mondo, perché poi non lo dico io, me lo diceva Tolstoj, e Čehov, racconta il tuo villaggio, racconterai del mondo al mondo, è la stessa cosa. In Italia a volte ci abbiamo anche un po' di provincialismo, bisogna anche dire questo, che quando io facevo dei film con gente che si chiama Pippi, Pino, mia moglie Celeste, che non so se avete visto, la gente poi anche di un certo livello diceva: ma per fare i film devi andare a Roma, a Parigi, a Milano, ma perché non posso fare un film a Canosa o a Depressa, che purtroppo vivo in un paese con questo nome, quindi, e quindi c'era anche poi c'era anche una specie di sudditanza culturale rispetto alla più bella lingua del mondo, questo lo posso dire, che è l'italiano, che però noi abbiamo la nostra, parliamo tutti tre lingue, perché parliamo l'italiano regionale e il dialetto, e se vuoi raccontare la verità non puoi far parlare uno di Depressa o uno di Canosa, un italiano fiorentino senza accento, fra l'altro non esiste quasi, è rarissimo, siamo il paese che ha la minore percentuale di persone che parlano senza un accento riconoscibile, a differenza della Francia. Io ho sentito dire qualcuno vuole parlare l'altro italiano. L'altro italiano. L'altro, ho capito, la sabbatuna. L'altro italiano è una cosa che mi ha sempre colpito moltissimo. Sì, ma i miei suoceri, che sono di famiglia contadina, dicevano sempre l'alto Italia, l'alto italiano. Ma, sì, 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 infatti. Ma quindi... Quindi la tua cinematografia è impostata, come tu dici, l'emozione da una parte e il racconto del territorio dall'altro. Sì, però io non riesco a prescindere dall'aspetto morale, io personalmente. E poi a volte è una fregatura, scusate questa... Si parla così, perché a volte bisogna essere cinici per avere dei premi a Cannes, bisogna lavorare su... Ci sono degli ingredienti, effettivamente è vero che sono la violenza, io ho raccontato la violenza, ma l'esaltazione della violenza, l'estetica della violenza, a me interessa per esempio l'effetto che fa la violenza su chi la riceve, per esempio. Io nei miei film c'è molto il tema dell'ambiente. Nel prossimo film c'è molto il tema per noi che è l'apocalisse di Puglia, l'olocausto di Puglia, che è la Xivella del Salento, veramente, dal Brindisi in giù. Abbiamo perso parte della nostra identità a causa della moria degli olivi. E io sono un grande sostenitore, mi è molto interessato quello che ha detto l'onorevole Gentile, perché io... scusami, Elena. Elena, sì, mia nipote si chiama Elena. È così evocativo, Elena. No, infatti. Elena, certo, ha voglia. C'ho una nipote, si chiama Elena, quindi sono molto legato a questo nome. A questo proposito, Marco Tullio Giordana dice: una cinematografia che voglia definirsi tale oggi... È più difficile. No, deve soprattutto invogliare a capire istituzioni, comunità, eccetera, che bisogna difendere l'ambiente. Questa è la vera grande scommessa del futuro del mondo. Ma questo è il tema del mondo. Il tema del mondo. Io non si fa nulla. È il tema del mondo, perché io mi preoccupo che ci sarà troppo monossido di carbonio, che non verrà assorbito dagli oceani, che non possono più, perché c'è troppa plastica, perché si distruggono le foreste. Tutto perché allora, tutto guarda, è stata fatta una piccola. Proprio questa è una ricerca recentissima. Chi passa come dieta propria personale all'agricoltura biologica, prodotti da agricoltura biologica, nel giro di un mese vede diminuire nel sangue tutti i pesticidi dell'agricoltura tradizionale in una misura che varia dal 35 al 95%. Questo l'ho letto anch'io ed è molto interessante, perché ci sono anche, la natura poi ci dà delle possibilità di rigenerarsi abbastanza velocemente.
Cioè, noi possiamo assorbire abbastanza velocemente l'anidride carbonica con la piantumazione di alberi. Comunque non voglio, questo non è il mio tema. No, è interessante sentire da te, da cineasta, se sì. Appunto su questo problema, come appunto ci stavi dicendo, si può costruire, Cosimo Manca, presidente d'Italia Nostra, dice, una consapevolezza maggiore, perché guarda, io ti dico solo questo, io vado in Val d'Aosta dal 1970, vado per rifugi, vado sì. Per tutto quello che può essere l'alta montagna. Io non ho mai visto come in questi ultimi anni, a quota 2700 metri, le bottiglie di plastica nelle tane delle marmotte. No, certo. Non le ho mai viste. Cosa significa? Che con tutti i programmi che abbiamo fatto, tutte le politiche di sensibilizzazione che abbiamo fatto, eccetera, sull'ambiente non solo non si riesce ad avere risultati, ma cresce la ferocia di chi offende l'ambiente. Per questo dico, come cineasta bisognerebbe, non so se tu... Sì, ma guarda, io ho fatto tanti spot, ho fatto uno spot con le Mirren... Ti stai battendo, Ho fatto tante, anche ho fatto tante stupidaggini. Ho fatto uno spot di... Ma c'hai anche un'associazione che si batte per la difesa dell'ambiente. Adesso ho aperto un'associazione che si chiama Fondazione Silva, per la piantumeremo 10 ettari che abbiamo preso incomodato dalla provincia di Lecce. Abbiamo fatto il protocollo. Che Cozzalone l'ha fatto la vaccinata? No, tu non l'hai fatto la vaccinata. No, io... la volete sapere la storia? Eren Mirren mi chiama e mi dice... Voglio conoscere Chicco, come lei compra, è benestante, viviamo a un chilometro distante. Io avevo fatto uno spot con lei, dove lei diceva che bella la Puglia, e incontrava due tipi che buttavano, perché c'è anche una... Certe persone non sanno di essere incivili, lo fanno e buttiamo a fuori qua. Scusa che parlo in inglese. No, vai tranquillo. Allora lei mi chiama e dice: posso parlare con Chicco? Io, Chicco. Pensavo volesse un immobiliarista che si chiama Chicco Forni, che vende case, che è un tramanzano, li chiamano noi, usanzano. Sì. Non mi veniva la parola in italiano. Bellissimo, questa è poesia. Aspetta, e allora io dico, che Chicco? Gli do il numero di Chicco, e lei chiama Chicco, e questo dice, ma che casa è interessata? Bisogna al mare, perché è tutto contento, perché le Mirren avrà soldi, poi suo marito, Taylor Hackford. E tu, no, Edoardo, sciocco, come potevo immaginare che Helen Mirren potesse essere interessata a Checco Zalone? Allora chiamo, poi lui si chiama Luca Medici, veramente. Sì, sì. Allora chiamo Luca Medici e dico, guarda che, poi veramente lui è molto simpatico, è sì. Uguale a quello che si vede. Spontaneo. Sì, sì, spontaneo. Facciamo un film, già mi immaginavo un film. Allora abbiamo fatto questo incontro dove loro hanno cucinato una pizza americana inglese orribile. Allora Checco Zalone ha detto, ma non c'è una pizza da sport qui? Siamo crepati di risate. E da lì è nata quella cosa lì. Io avevo fatto uno spot con lei, però per ritornare, non so se hai visto In grazia di Dio, sì. Parla tutto di Ritorno alla Terra. A proposito di quello che ha detto Elena prima, perché io penso che tutti noi, cioè è vero che noi italiani deleghiamo sempre ai politici, invece noi dobbiamo essere responsabili della cosa pubblica. E il tema, che l'ho fatto molto scherzoso, la vita in comune, perché la vita in comune sarebbe la vita in comune e la vita alla Salentina, alla comune, che vuol dire il comune, la sede amministrativa, d'amministrazione. E il comune si chiama, di un paese che si chiama Disperata, io sono di Depressa e quindi ed è la storia di un povero sindaco. Mi è interessato molto, l'ha detto Elena, perché io mi chiedo sempre, ma chi ve lo fa fare il sindaco? Sì. Chi ve lo fa fare una cosa? Il comune di Cerignola, che è un paese importante, sarà, ma certi comuni salentini dove inizia a parlare in italiano, poi alla fine tutti parlano in dialetto, poi ci sono, escono fuori non si parla più di ideali di destra e sinistra e temi importanti, ma si parlano di altre cose. E allora e lì il tema era molto l'ambiente, anche la preservazione dell'ambiente, quindi io continuamente lo faccio questa cosa, cerco però
personalmente come regista, questo mio esercizio drammaturgico, diciamo, e anche di persona che si occupa della messa in scena, di non fare che il tema sovrasti l'emozione. Quindi non voglio fare un film a tema, per esempio, un film... è chiaro, non è il mio gusto. Ma non si chiede di modificare la vena artistica, si chiede, se possibile, lo richiediamo, diciamo, da tutti quanti, no? Te compreso, perché da cittadino vivi questa realtà e ne senti la sofferta incapacità delle istituzioni di venirne a capo, qualcosa che serva appunto a smuovere le coscienze, senza perdere sì, la vita. Ma guarda, noi, io penso che, guarda, nel Salento c'è un bellissimo proverbio che è pietra su pietra, ozza parite, ausa parita, secondo dove siamo, noi siamo ozza, perché io poi sono quello più a sud di tutti, sono vicino Leuca, sono il più poppito di tutti. E quindi, ma qualcosa è vero quello che hai detto, Enzo, però io vedo che a Corsano c'è un'associazione che si chiama Corsano per l'Ambiente, che noi ogni domenica ci svegliamo e puliamo un pezzo di Corsano, e a volte pensiamo è una goccia dell'oceano, perché sempre qualche incivile butta qualcosa proprio sotto dove c'è scritto vietato buttare i rifiuti, proprio a spregio. E poi c'è anche l'ignoranza, perché se tu vuoi buttare il materasso, il servizio funziona benissimo, cioè chiami e te lo portano, quindi è proprio faticoso. Io volevo fare proprio la fatica di buttare certe cose, cioè io ho visto frigoriferi. Evadono la Tari. Come? Evadono la Tari, non pagano la tassa, quindi verrebbero identificati se vanno. Ah, per questo? Non ci avevo pensato a questo. Non ci avevo pensato a questo. Senti, facciamo un altro giro. Diamo il microfono a Cloriana. Cloriana, nel tuo. Allora, io dico quello che penso di Cloriana. Per me, Cloriana è una santa laica. Si candida ad essere una santa laica, per me, per come la vedo, per come sono stato colpito, sono stato colpito da una capacità di guardare al prossimo con praticità e con visione. È una donna impegnata sul fronte proprio della integrazione, non a caso la società che dirige si chiama Integra Onlus, come io non ho mai visto fare, con amore, con passione, con praticità. Ecco, Cloriana, dove va il Mediterraneo oggi con questa immigrazione che per esempio nelle ultime ore ha visto sbarcare 100 pakistani e con un'Italia come tutta un'Unione Europea, come ci raccontava Elena, che non riesce a trovare una visione comune capace di far valere sì la solidarietà ma anche la praticità, perché tutta l'Unione Europea, come tutta l'Europa, sta vivendo una crisi demografica totale, non ci sono più bambini se non li fanno soltanto gli immigrati. Aspetta, e cominciano anche a non farli più. Certo. Anche loro si stanno. Bravi. Adesso poi torniamo con Elena. Io sto articolando, scusami se ti ho. Ti sta piacendo questa cosa? Per dire, vai, Cloriana. Cioè, caro Enzo, ci ritroviamo qua dopo 3 anni, no, Mimino? Perché il tema era sempre, la domanda è la stessa, e purtroppo a parlare di dove va il Mediterraneo, che mi fu fatta la stessa domanda sull'immigrazione, però c'era Gelormini, se non erro, no? Sì. Non eri tu, Antonio Gelormini, infatti che ci siamo sentiti, zio Antonio, a che fine hai fatto, com'è che non ci sei stamattina? Cioè, a me, infatti, quando ha parlato Elena, non mi avete sentito, ma io prima che Elena finisse gli stavo dicendo, ma perché il Dublino non è stato firmato? A me viene l'angoscia ogni volta e dico, ma perché quei 6 mesi di Renzi non produssero nulla in materia di immigrazione? No, fu il giallo-verde che non firmò. Allora, la storia va... Con il microfono? Sì. La storia va, come dire, riportata nel contesto, diciamo, di autenticità, perché altrimenti poi sbandiamo. Renzi, non Renzi, no? Lasciamo stare questa cosa. Allora, quel trattato risale ai governi, diciamo, di qualche decennio fa, no? Non voglio neanche dire chi è andato là a firmare, lo sappiamo, va bene. Perché? Forse in quel periodo il tema non era così presente, non aveva statisticamente
una rilevanza. Avrei sentito che pare che fosse quello legato all'ulteriore capacità di fare debito, no? Sì. Pare. Allora, confermi questa visione. Allora, poi, come dire, dopo quella tragedia vissuta nel Medioevo, per quel maledetto principio, no, della unanimità, che si realizza così di rado, perché l'Europa è così lenta? È lenta. Perché? Perché devi superare tutte, no, i contrasti, le difficoltà, i pregiudizi ideologici, politici, di schieramento, e molte direttive importanti, straordinarie, per la vita delle persone, non passano. Questo è il tema. Noi ce l'abbiamo messa tutta, ma di più, perché eravamo convinti di essere nel giusto, perché la soluzione ai problemi, non dell'immigrazione, italiani, era legata a questo. Io arrivo in Italia, mi presento alle autorità, quindi, come dire, mi materializzo, dopodiché posso decidere dove andare, che lo sappiamo. La stragrande maggioranza degli immigrati che arrivano in Italia non vogliono stare da noi, vogliono andare nei paesi del nord, perché, come dire, evidentemente hanno una percezione diversa dei paesi del nord, come non vogliono stare da noi. E poi c'è il grande tema, noi facciamo, l'opinione pubblica in generale, di tutto un'erba un fascio. Ci sono gli immigrati che sono rifugiati, quindi c'è una motivazione politica, no? E poi ci sono gli economici. E di questi, come dire, non vuole parlare nessuno, che poi sono la stragrande maggioranza. Allora, a fronte di una domanda del sistema d'impresa, che oggi, come dire, è sguarnito dal punto di vista, no, del lavoro, molto spesso quello meno, con meno contenuti, con meno competenze, non si ragiona nei termini che pure sarebbe utile, no, mettere a disposizione della discussione. Quello delle quote, io voglio 100 bracciate. Basterebbe quello. Certo, braccia, tu vuoi venire, tu tunisino vuoi venire, tu marocchino vuoi venire, parlo della fascia nord. Perché la Germania arriva a prendere? La Germania ha fatto l'operazione, dal suo punto di vista, intelligente, si è preso. Sì, ma le dinamiche europee davanti ad un problema di questo genere, la reazione almeno dei parlamentari italiani qual è? Non è univoca. Cioè, c'è un procedimento. Ah, non è univoca. No, cioè, abbiamo detto che il governo giallo-verde rifiutò di andare a firmare le modifiche a Dublino. Il governo... cioè, io non volevo scendere. Sì, diciamo, no, voglio dire, questo è stato. No? È noto in quale spazio politico io milito. No, però Salvini non ha voluto firmare quella cosa. Eravamo quasi arrivati. Dopo un lavoro di 5 anni, non facile. Addirittura la Germania fece una dichiarazione pubblica per dire: ma come, eravamo proprio qui per modificare in senso richiesto dall'Italia e voi non venite a firmare. Che si sappia, che l'opinione pubblica lo sappia. Facciamo rispondere. No, non mi pareva questa, diciamo, la circostanza per fare una polemica politica che poi sta nelle cose. Ma non è politica, è fatti. È la verità. Fatti, è la verità. Fatti. Nessuno. No, ci mancherebbe. Claudiana, oggi quali sono i problemi con cui tu sei alle prese? Parlare di immigrazione, non parlare di politica è impossibile. Io e Elena ci siamo anche condivisi qualche pezzo nel lontano 2010. Qualcuno dice oggi di Claudiana: ma Claudiana, com'è che politicamente parlando sei passata da una parte all'altra? Ma perché io dico, quando io militai una certa destra, non per parlare di politica ma per chiudere il concetto, certo, non era quella la mia destra. Io comunque sono cresciuta in una città di Lecce che era inclusiva, che all'immigrato dava la casa popolare, che il comune di Lecce, un comune di destra, fece un palazzo, cioè spese 2,2 milioni dei piani urban per Lecce Accoglie. Io stessa ero espressione di quella politica comunale, provinciale. Oggi con Loredana Capone ci diceva: ma Loredana, tu facevi tu in provincia con il presidente della provincia, chi era? Lia, facevi le stesse politiche che la Poli Bortone faceva come destra, insieme con Pellegrino. Cioè, io provenivo da una città completamente diversa.
Ma quando io mi sono vista in un momento che gestivo, si può dire, io dal 2014 come Integra, dal 2011 con Manduria, poi 14 con l'ISPRAR, arrivare con le nostre 55 case di accoglienza, si è parlato di Claudiana Ciucca e di Integra negli ultimi anni, quando mi sono vista cioè le persone morire nel mare, quello che quando lo diceva Niki Vendola, il Mediterraneo sta diventando un cimitero liquido, qualcuno lo guardava e pensava che stesse facendo poesia, io dissi non è questa la mia destra. Io non c'entro con questa gente, perché come tu dici, verso la strada della santità la Claudiana ha scelto, io ho dedicato la mia vita a quella gente, quindi vado contro il mio principio di Claudiana che ha colto l'altro. E purtroppo le disgraziate politiche che noi abbiamo assistito negli ultimi anni hanno distrutto 30 anni di integrazione. Cioè aver distrutto l'accoglienza diffusa che con tanto fatica si era riuscito a fare con gli SPRAR, con il sistema SPRAR, allora, abbiamo distrutto SPRAR tutto. È un modello da Nobel, cioè voglio dire altro che... Quando io, Claudiana Ciucca, a Milano ho iniziato a vincere per la prima volta, cioè il primo posto degli appalti, che davo fastidio a Milano, perché ero l'albanese leccese io a Milano, Integra Onlus era... dall'albanese leccese gestita, attenzione, ero più leccese che albanese io a Milano, cioè, ma perché io disse alla prefettura di Milano, ma perché mi devo prendere la caserma che non lo potrò mai prendere, che non entro in certe dinamiche che mi posso prendere la caserma accomodato d'uso gratuito, io mi sono presa la palazzina, in una palazzina mi sono presa 10 appartamenti, cioè a Cesate con la sindaca Giancarla, che io e te ci siamo incontrate a Milano, grazie a Giancarla abbiamo preso 2 palazzine e ci siamo resi un modello veramente virtuoso di accoglienza diffusa, dove i ragazzi andavano a giocare a pallone, a fare la scuola di italiano, a fare la sagra, il volontariato, l'orto che ci venne il vicepresidente della Camera, lo portò Giancarla, ma mi sfugge il nome. Ecco, oggi quali sono i problemi che devi affrontare? No, oggi è tabula rasa. Oggi siamo stati così bravi in Italia, tutti quanti, destra, sinistra, sotto, sopra, gialli, rossi, a distruggere tutto. E purtroppo i danni che sono fatti in 3 anni dai giallorossi non ritorneranno mai più. Quello che Claudiana con tante persone ha fatto a Lecce Accoglie, i nostri modelli di accoglienza diffusa, l'accoglienza che abbiamo fatto con Elena Lecce, io ancora c'ho oggi la masseria, che fu il progetto Asia che io coordinavo, ti ricordi Elena? Il progetto Asia che io l'ho coordinato per la provincia di Lecce vincendo un concorso pubblico, sottolineo Claudiana Ciucca vincendo un concorso pubblico, la provincia di Lecce portò proprio risultati eccezionali in confronto a tutte, cioè l'accoglienza diffusa, l'accoglienza dei braccianti non esiste più, cioè noi oggi stiamo, allora il danno, cioè il fatto che il principio che l'Italia non ha capito, Salvini il danno non l'ha fatto agli immigrati, l'ha fatto agli italiani, certo. I decreti non erano sicurezza, erano insicurezza, perché i ragazzi nostri che io ho chiuso con Giancarla piangendo il 30 aprile del 2019 c'era al viceprefetto, c'era Giancarla in ginocchio, parlo della Giancarla Marchesi, sindaco di Cesate, in ginocchio gli ha detto viceprefetto, fammi finire la scuola ai ragazzi, perché se lo diceva la Claudiana Ciucca, io ero il terzo settore, chi mi filava? Terzo settore, Integra Onlus, l'ha detto un sindaco della Repubblica Italiana, fammi finire i ragazzi, portami fino al 30 maggio il corso di italiano. Non c'è stato verso, perché è inutile che ce lo prendiamo in giro, io non ho paura a dirlo. Anche per le prefetture italiane, i nostri immigrati, che noi terzo settore, io e Pasquale De Santi, siamo, che lui lo conosce molto bene, che è di Poggiardo, il mio vicepresidente, siamo riusciti a prendere il fido dalla banca sulle nostre case, ipotecando le nostre case. Abbiamo retto il sistema di accoglienza, se no le prefetture le lasciavano sotto i ponti i nostri migranti. Per le prefetture, i migranti sono stati numeri, semplicemente numeri da collocare. Quando le donne hanno puntato i piedi, non vogliamo andare via da questa palazzina che ci siamo abituati in questa, in questo quartiere, andiamo in chiesa, è il sistema. Oggi tu cosa chiederesti al governo italiano per poter procedere su una strada di vera solidarietà? Ma io intanto faccio fatica a quello che mi racconta, io infatti stasera forse ho capito, perché mi sono sempre chiesta ma perché in Italia, cioè in Europa non ha funzionato il sistema della ripartizione delle quote? Ma io al governo italiano, io resto sempre, quando noi che partiamo dal territorio, io stasera prendo parentesi, cioè io mi sento la ragazza albanese, non smetterò mai di essere la ragazza albanese. Il modello di integrazione, come dice
Claudio Martelli, un frutto ben riuscito della mia legge. Io sono arrivata come collaboratrice domestica nel lontano 1900, cavallo 92-93. Mi sento un'imprenditrice mentre parlava Fontana. Ho alzato le orecchie per il titolo secondo, perché mi interessa il titolo secondo, perché vorrei continuare a riassumere io persone. Cioè, Integra Onlus aveva 55 dipendenti, io davo lavoro a 55 dipendenti con contratti di lavoro a tempo indeterminato, i miei base prendevano 1200 euro al mese più i contributi, e io ho smesso di fare questa cosa. Cioè, io ho avuto gente over 50 anni che abbiamo dato lavoro, tenevo 50 partite IVA che ruotavano intorno a Integra Onlus, avvocati, psicologi, e così, assistenti sociali e così via. Io vorrei che chi scrive le leggi, che sta lì sopra, comincia a capire qualcosa come funziona il territorio. Come funziona il territorio? C'è uno scollegamento tra il territorio, politica, tra chi oggi ha la responsabilità di governo e la realtà vera, la vita delle persone. Cioè, Bezdek Mustafai è andato via. No, no, sta lì, sta lì. Sta fumando. Allora quando finisce poi legge. Tanto è vero che io sono, avendo Enzo, dobbiamo mangiare anche. No, sì, anche dobbiamo mangiare. Ah, volete finire? Chiedo ai relatori, allora, intanto, volete finire? Beh, a un certo punto dovevo mangiare. Sì, no. Allora, facciamo però, così, facciamo un ultimo giro. Allora, Elena Gentile. Elena, a questo punto tu, da cittadina pugliese, da europarlamentare che ha vissuto tutto questo, cosa ti auguri che debba succedere perché si possa ritrovare tutti un filo comune di vita solidale? Allora, l'evento che può cambiare per davvero la vita delle persone, di tutte le persone, è la nascita di una nuova Europa. Questo è fondamentale, perché noi siamo il punto di equilibrio, e ovviamente faccio un riferimento geopolitico, no, mondiale. E se si toglie il concetto, sì, di unanimità, se si modifica lo statuto, se viene modificato questo stramaledetto statuto, noi potremo fare passi davanti in maniera veloce, rapida, incrociando la domanda che viene dai territori. Cioè, Elena ci dice che c'è una maggioranza nell'Unione Europea che, certo, ha un'idea comune, certo, che purtroppo non può realizzare, perché con il concetto dell'unanimità delle decisioni l'ultimo dei cretini, per fatemelo dire, che autocrati, che decide che lui non è d'accordo, blocca tutto. E poi l'Europa deve farsi carico responsabilmente, ufficialmente, di temi fondamentali, ineludibili, qual è quello della salute. Cioè, l'Europa non ha potere sugli stati membri rispetto alle politiche per la salute. Sì, come dire, facciamo ragionamenti, diciamo, molto spesso così, no, accademici. Certo. E invece deve entrare. La pandemia ce l'ha dimostrato. E dobbiamo farlo subito, perché questa non sarà l'ultima epidemia, l'ultima pandemia. Bravo. Ce ne saranno altre, ci ritroveremo, no, ad affrontare gli stessi problemi, non avendo modificato nulla. Certo. Questo è il tema. Perché non abbiamo prodotto noi anche i vaccini? La Francia, per esempio, non è riuscita a fare il suo vaccino, perché poi è scattata la competizione, no? Ogni paese doveva farsi il suo vaccino. Ci vuole una storia, ci vogliono competenze, ci vuole una forza economica, no? Infrastrutture per fare una cosa del genere, no? La Francia che ha fatto? Ah, la Sanofi, sì, ha detto: bene, io non ce la faccio a fare il vaccino. Ci ha provato, ma ha abbandonato subito la ricerca. Cosa ha fatto? Ha fatto l'accordo con la Pfizer e lo produce in Francia. E la Francia fino alla fine dell'anno avrà 250 milioni di vaccini. Perché non l'abbiamo fatto in Italia? Perché non lo produciamo la noi? La Montedison aveva i brevetti di tutti i vaccini che si facevano nel mondo, fino a quando la Montedison non è stata poi, come sappiamo, distrutta. E allora, tutti la politica europea in sanità deve dire: attrezziamoci perché ogni Stato membro sia nelle condizioni di produrre vaccini per sé, ma anche vaccini da far circolare nel mondo. Perché se noi non vacciniamo l'Africa, non avremo risolto il problema. L'India, come dire, ci ha mostrato il volto peggiore, no, dei drammi legati alla pandemia. Se noi non entriamo nell'ordine di idee
che questa è la sfida, la salute, l'ambiente. Ma si può combattere in Parlamento? Questo è capitato a me, no? Per quella maledetta vicenda del glifosato, rispetto al quale non è dimostrata la cancerogenicità, però determina anche mutazioni genetiche endocrine, cioè nascono bambini che non hanno sesso, che sono un po' maschi, un po' femmine, lo banalizzo, no? Certo. Ma sono pochi, non me ne frega niente. È chiaro. Una vita umana per me vale tutte le battaglie di questo mondo. L'azienda produttrice del glifosato aveva chiesto la riconferma della concessione per la produzione per 25 anni. Io che ero anche in quella circostanza relatrice ho detto 25, io ti dico zero. Tedesca, azienda tedesca. Perché? Perché vale anche la capacità economica delle aziende, no? Loro sono cresciute a dismisura. Noi che abbiamo anche la qualità, perché in Italia c'è la qualità dell'industria farmaceutica, chimica. La chimica a fine vedeva l'Italia ai primi posti nel mondo quando ce l'aveva. Adesso non ce l'abbiamo più, abbiamo dismesso tutto. Dalla mascherina che costa 5 centesimi alla chimica a fine. Abbiamo fatto questa battaglia. Però ci vuole un fronte unito, forte. Da 25 anni siamo arrivati a 5 anni, cioè fra un po' scade la proroga della concessione, vediamo cosa succede. Noi dobbiamo tornare, come dire, all'agricoltura bio, naturale, no? Il glifosato serve a far maturare il grano velocemente, lo usano soprattutto nel Canada, perché non hanno le nostre temperature. È la tua terra. Ma noi non ce ne frega niente. Nel tuo tavoliere, il grano, senatore Cappelli, è il grano più naturale, che non richiede nessun pesticida. A proposito della mia terra e del senatore Cappelli, oggi, questa sera invito ufficialmente il nostro amico regista a girare una robina al nord della Puglia. Nel tavoliere. Io, se mi darai questo piacere, questo onore, ti inviterei a fare un giro sui Monti Downy. Che fa? Orsara, Celle, Faeto, Bovino del Liceto, tutti. Roseto. Ho fatto l'attore per noi credevamo che un film di Mario Martone sulla d'Italia. Sì, l'hai girato ma adesso dobbiamo a Sant'Agata. Sì, da quelle parti. Dobbiamo, come dire, immaginare quel territorio dentro una visione di grande innovazione, quasi rivoluzionaria, no? Oggi che si parla di South Work, no? Cioè di ragazzi e ragazze, di professionisti che tornano a casa o scelgono di vivere. C'è uno dei migliori ristoranti. Da Peppe Zullo. Stai già invitato, amico mio. Ma non solo là. Ecco, vorrei, diciamo, promuovere questo pezzo di territorio, perché io non sono campanilista. Amo il Salento, loro lo sanno, mi conoscono da 15 anni. La Puglia è tutta bella, questo. Allora, il tema è valorizzare l'intero territorio, no? E non parlo solo di Puglia, Enzo. Sì. Io parlo del sistema delle regioni meridionali. Certo. La direttiva della macro regione ionico-adriatica che noi abbiamo voluto fortemente. Ti piace l'idea di una super regione piuttosto che tanti parlamentini regionali? Sì, beh, io le toglierei proprio le regioni, non serve. Questo è perché nasco. Questo poi è un titolo per domani, eh. Sì. Elena Gentile, due punti, le regioni le dovrebbero allora. Sì, no, ma lo dico perché perché ho vissuto quell'esperienza. Eppure qui siamo in una terra in cui il grande Salento vorrebbe una regione salentina. No. Allora il tema è un altro: abolizione delle province. No? Cancan, una cosa. È venuto fuori un mostro giuridico. Non hanno competenze, non hanno risorse. Niente. Fanno gli appalti per le strade, le scuole, e tu tieni in piedi un ente solo per rispondere ad alcune voci, diciamo, di governo. Allora io avrei fatto un'altra riforma costituzionale, avrei fatto le macro province, tolte le regioni e fatto le macro province. Macro provincia significa, per esempio, il grande Salento. Macro regione significa
provincia di Foggia e BAT insieme. Certo. Così vai anche a equilibrare gli interessi regionali. Per quanto mi riguarda, questo è un bel titolo da mettere su tutti i giornali domani. Ma... io la penso così. Sì, sì. Grazie Elena, perché ci stai così. Regalando... Io quando sento parlare di PNRR, di Next Generation EU, e sento che il comunello della mia provincia presenta il progetto, vado in bestia. Cioè quelle risorse non servono per fare la pavimentazione o per fare la fontanella della piazza principale. Ci sono i fondi europei a gestione indiretta, ci sono le risorse che poi vengono distribuite allo Stato e alle regioni. Elena, però adesso... Quelle risorse servono per fare le grandi infrastrutture, per avviare la rivoluzione del sistema economico con degli obiettivi chiari, lo diceva Sergio Fortale. Prima, l'economia del mare, l'economia circolare, l'economia della cura, no? Allora immaginiamo questo, i comuni dovranno gestire gli appalti, Dio, come ti amo, diceva sì. La canzone di Domenico Modugno. Abuso d'ufficio, non ne parlo. Parlo alla vice sindaca, no? Cioè... Non è così, ci vuole una cabina sovraregionale che guardi alle grandi infrastrutture, ma è mai possibile che noi non dobbiamo avere ancora l'alta velocità sull'Adriatico? No, Porto Cesareo sta vivendo un'esperienza particolare per la rete fognaria, 20 milioni di euro spesi. Non si può fare la rete fognaria. Non l'accendono. Perché Nardò è contrario. Nardò è contrario perché non vuole che gli scarichi di Porto Cesareo finiscano nel grande depuratore che sta su Rado. Vabbè, insomma, no, io lo so. No. Volevo dire, allora, la cultura dei campanili va. È bello pensare al territorio, al patrimonio culturale, artistico, al capitale umano, ma dentro una visione larga. Non ne usciremo, rimarremo l'italietta delle province, dei comunelli. Ci vogliono politici con la tua visione del mondo, però se non dai il microfono a Besnik Mustafai, ci cacceranno. Elena, ti devo ringraziare di cuore perché per come ti conoscevo, sei sempre una donna eccezionale. Di politici come Elena ce ne vorrebbe. Trovare i pugliesi a New York. Lo sai. Abbiamo insieme costruito tante belle cose. Ho detto loro, basta con la sagra del polpo fritto e la processione, perché con rispetto dei santi. Una volta mi sono trovata a Mondrian, la festa dei santi padroni pugliesi. Questi quadri. Aspetta, finiamo. I canadesi mi guardavano. Chi sono? Finiamo se non c'è mai. Ci cacciano, Elena. Besti Mustafai. Besti Mustafai. Voi dovete diventare. Ci regali la sua utopia. Lei... I promotori della Puglia. Stanno. Sentiamo Besti Mustafai. Scusa, ministro. Nella sua utopia, qual è la cosa che vorrebbe vedere realizzata? In tempi brevi. Io non voglio essere cinico, ma penso che Pericles 24 secoli fa aveva ragione, perché è lui che ha fondato la democrazia, che ha dato ai cittadini di Atena il diritto di voto. E quando hanno detto che la gente può scegliere un cattivo governo, ha detto, avranno il governo che meritano. Dunque, nella mia utopia, diciamo, nel mio sogno, la cosa che vorrebbe vedere nel mio paese, ma come un rifletto che viene da qui, è avere un cittadino europeo che capisce bene che votare e prendere una responsabilità. Dunque, la cosa che ha detto Elena, che non si trova gente pronta a prendere la responsabilità, a mettere la candidatura per diventare sindaco o deputato, non lo so. No, deputato sì, diciamo, dimostra che la democrazia ha
ha un gran problema e la democrazia comincia dall'individuo. Dall'individuo. Che gli individui riprendano la propria responsabilità. Passiamo il microfono a Edoardo. Edoardo, ti voglio provocare in conclusione chiedendoti quello che Elena ci stava facendo conoscere ancora più forte nella sua maniera di esplicitare i problemi. Il Covid come regista ha in qualche modo provocato in te la voglia di far qualcosa perché questo Covid possa restare da una parte come monito e dall'altra come capacità di crescita? Cioè, tu hai visto, abbiamo scoperto tutti insieme la tragedia di non essere capaci di avere una mascherina, di non poter produrre gli enzimi per i tamponi. È una cosa allucinante, siamo stati tributari in tutto dalla Cina. Questo ti ha scioccato? Che cosa ti ha provocato? Da cineasta ti senti in qualche modo motivato a far qualcosa che possa farci aiutare a capire da una parte quello che è avvenuto e dall'altra per evitare che succeda da capo? Io da cineasta ho un solo compito, è cercare... Microfono? Aspetta. No, è la batteria. Ah, fuori la batteria. Allora ti do questo. Io da cineasta ho un solo compito, è cercare di trasmettere emozioni. E da cittadino, sì, effettivamente mi piacerebbe che mi interessa molto il discorso europeo, perché io, l'ho detto prima, sono veramente europeo. Ed è paradossale che faccia dei film qui, ma comunque voglio anche dire, io faccio dei film nel Salento, ma non perché sono un salentocentrico, è perché questa diventa la metafora del mondo. Rispetto al Covid, guarda, il Covid, io non farò film sul Covid, sicuramente questo, perché non ne ho abbastanza di riunioni Zoom, ne ho abbastanza di DAD, ne ho abbastanza di... E penso che noi dobbiamo ritornare a incontrarci, ma qualsiasi brutta esperienza è foriera di insegnamento anche, è proprio per il fatto di aver lavorato con gli attori da lontano, parlato con produttori da lontano, è tutto da lontano, ho perso il contatto, io ho bisogno, per questo mi piace tanto stare in un paese, perché qui io conosco le persone, vado al consiglio comunale, incontro a Lubarro, Upi, Più, Vitu, Pazio, cioè, quindi naturalmente adesso sono un po' una buttata, quindi il Covid per me è, da un lato è, voglio dimenticarlo questo Covid, rimozione, dall'altro no. Sentiamo la sua sensibilità. No, ma io come regista non voglio... perché c'è un problema col Covid, perché io ho bisogno di espressioni, se tu vedi la mascherina non vedi la bocca, quindi è proprio molto importante. Io ho fatto dei film e ammetto che ho fatto togliere la mascherina perché era impossibile, anche dei documentari, perché ho bisogno di vedere, abbiamo tenuto la distanza e tutto. Come cittadino penso che è interessante questa cosa che ha detto anche Elena, che noi dobbiamo, o l'hai detto tu, non mi ricordo, che dobbiamo noi europei essere un esempio di civiltà. Il problema è che è complicato, io ho scoperto veramente, mi sono reso conto, la regola dell'unanimità è una barbarie, però è vero che noi siamo... Non c'è nessun continente così con un tale concentrato di civiltà, di lingue, di magari c'è il subcontinente indiano lì che è la stessa cosa, ma noi abbiamo una storia così complessa, quindi è tutto più difficile. Però è vero anche, non voglio dire che noi siamo solo un esempio di civiltà, perché le peggiori barbarie le abbiamo commesse noi, olocausto e tutto. Però siamo anche coloro che hanno imparato più sappiamo che cosa vuol dire anche tutto questo, e quindi dobbiamo essere un esempio. Quindi il mio sogno è un sogno europeo, punto e basta, un sogno europeo mediterraneo, e vorrei ricordare che l'Europa deve pensare anche alla parte spirituale dell'Europa. Io vorrei aggiungere
la radice giudaico-cristiana è anche l'Islam, l'Islam di non lo dico per una sorta di politicamente corretto, ma giudaico-cristiano perché noi siamo tutti giudaico-cristiani, ma siamo anche debitori di quello che hanno fatto i musulmani, a Cordoba e a Palermo. Quindi la parte spirituale è importante. Quindi lo so che è un'utopia, ma io vi voglio ricordare che i più grandi utopisti venivano da qua, Campanella, come si chiama? Sì, Campanella, ma mi viene Giordano Bruno. Quindi, e poi abbiamo avuto con Carmelo Bene l'esaltazione di San Giuseppe da Copertino. Che volava, infatti, sì. Ok. Diamo il microfono a Luciana. Grazie. Grazie. Aggiungiamo alle fonti della nostra cultura quelle greco-romane. Certo. Ma abbiamo parlato di Pericle. Posso dire? Sì. No, però è successo una volta, io... Mi è piaciuto questo... Sì, però signora, una volta io dissi, è importante anche la consapevolezza storica e culturale a livello popolare, che non c'è, perché una volta dissi, noi siamo tutti figli di Atene e di Roma. E scrissero che io sono un po' greco. Perché c'è, effettivamente faccio confusione con la mia identità multiculturale. Quindi c'è anche siamo tutti. Ma sì, la civiltà è semplice alla Grecia. Sì, ma se tu dici a un cristiano di Patu o di Nardò, siamo tutti greco-romani, ci dici questo? Io sono Nardò, dove porto Cesario. Bisogna anche comunicare queste cose. Certo, hanno le colonne romane nel mare. Sì, però noi abbiamo un'elite di grandissimo livello, ma a volte l'elite non sa comunicare al popolo. Allora. No, è un deficit. Scusate che mi chiudo. Sì. È un deficit di cultura. È un allora no, ci mancherebbe. Allora io, come la mia utopia, io penso che fino a quando non ci sarà la risoluzione che Elena ci ha chiarito a tutti quanti stasera, abolire l'unanimità, l'integrazione oppure una visione lunga, globale, diversa di quello dello scempio che abbiamo vissuto negli ultimi anni, lo si può avere imminentemente con i corridori umanitari e con i corridori programmati sulle quote lavorative, che fanno bene all'Italia soprattutto. A proposito di fanno bene all'Italia, cioè mi è venuto quel flash, Edi Rama, quando è venuto il nostro premier, quando è venuto prima a Bari il 6 marzo, il 7 marzo a Brindisi, mentre il sindaco di Brindisi gli donava questo bellissimo, una delle foto insomma che hanno fatto la storia 30 anni fa, disse, eppure ha detto, c'è gente che arriva dal mare, dice, c'è qualche politico italiano che ha la fobia dei barconi, dice, io vi voglio dire che con i barconi non arriva la fine del mondo, arriva un'apertura verso il mondo. Diete un pugno il nostro premier Edi Rama, ma veramente deciso. Una cosa bella che dicevo, che me l'ha fatto venire in mente Elena, che parlava di rigenerarci. Allora, noi siamo usciti con le ossa rotte, a me fa male parlare di quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Cioè, io sto aspettando che finisca qualche percorso per raccontare questa storia. Infatti Elena ha invitato Edoardo di andare nella zona del... Ecco, gli ho dato il numero, Elena, mi sono permessa di dare il numero. Io farei a Edoardo un altro invito di cuore, anche perché ci siamo conosciuti personalmente stasera, ma io l'ho sempre seguito con grande stima, anche perché condividiamo anche l'amicizia di Pasquale De Santis. Raccontare dell'accoglienza e raccontare dell'integrazione in Italia, della buona accoglienza, della buona notizia, come ci ha sempre detto Papa Francesco. Questo non ha mai avuto nessuno il coraggio di farlo. Quando io nel... Piccoli, quando io fondai Integra, un gruppo di persone si unirono intorno a me, uscì questa parola Integra onlus, ma perché unire senza fondere, distinguere senza dividere, rimanendo uniti nella diversità, era la nostra mission, capivamo poco ancora di Europa nel 2002, non è che eravamo tutti così europeisti attivisti, cioè, ma io oggi a distanza di 20 anni, l'anno prossimo Integra farà 20 anni, io dico, il Signore ha voluto che si chiamasse Integra non solo per l'integrazione ma soprattutto per l'integrità
con la quale noi abbiamo voluto in questi anni operare, attraversando tutte queste diversità, diventando integralisti dei nostri principi, che sono fatti di integrazione, di accogliere l'altro, rispettandoci a vicenda. La dignità della vita umana. Ecco, quello che diceva, anche per una vita piccola sola ne vale la pena di fare una grande battaglia. Ed era questa la mia rabbia quando ho visto nei palazzi con i funzionari sotto l'area condizionata a trattarmi i migranti come numeri da collocare. Era qualcosa che faceva un male, fa male ancora sapere come numeri da collocare. Io, per chiudere quello che noi siamo passati, il Signore è riuscito a realizzare un nostro piccolo altro sogno. Io sempre, oltre alle associazioni, ho voluto una cooperativa per unire di lavoro. Ecco, bene, tutti i nostri migliori ragazzi che abbiamo avuto nelle strutture di accoglienza, che erano da beneficiari, arrivati con i barconi, arrivati scalzi, sono arrivati nel Natale del 2014-15, Pasqua 2016. Li abbiamo fatti crescere, fatti diventare tirocinanti, poi dipendenti, poi spostati nelle nostre altre strutture, sono diventati cuochi notturni. Li stiamo unendo da dove sono stati in giro per l'Italia e stanno venendo nel Salento. Ecco perché ho alzato le orecchie prima al titolo secondo, all'Io resto al sud, perché abbiamo creato una cooperativa che l'abbiamo chiamata Cooperativa Umberto, in onore di un grande emigrante, Umberto De Matteis di Otranto, che andò a Milano e fece fortuna, che grazie a Umberto De Matteis Integra Onus non è fallita quando le banche li chiusero per la paura di Salvini le porte. E i ragazzi nostri sono scesi qui, i cuochi, gli aiuto cuochi, i pizzaioli, e con l'aiuto di Dio, perché stiamo aspettando anche qualche esito regionale, qualche progetto che abbiamo consegnato, il meglio della nostra accoglienza di questi anni l'abbiamo portato nel Salento. E io ogni volta che tento di scappare dal Salento, il Signore dice: non è qua a stare, tu sei venuta a Lecce, qua a stare, e io sono ritornata di nuovo. Grazie a tutti, abbiamo parlato di Mediterraneo, dal cinema abbiamo spaziato su tutti i temi dell'Unione Europea.